Benvenuti. Beh, Ma vedo, no, no, io no, no, scusa dillo, la dillo tu. benvenuti Vai. Benvenuti a WOM, a WOM, un podcast. un nuovo podcast. Un podcast nostro che abbiamo fatto noi. Sì. È un'idea che quando è che Hai lasciato la nebbiolina. Sì. Scusi. Parliamo dell'infanzia. Va bene. Hai portato Ah, le le foto. foto. Sì. Facciamo le foto Sì. Abbiamo le foto di quando eravamo piccoli. di noi da Sì. piccoli. Vado io prima. Vai. Ah, questo sono io. Da No, piccolo. Stan, non sei tu. So io. Non sei tu. Sono io. Sono con i miei Non amici è possibile. del Non sei tu. The Block. Sono dei bambini neri, non sei tu. No, so questo qua dietro. Non è possibile. Da New York. Non sei tu, Stan. Non sei tu. Questo so io. No, non Alle sei tu, non Dolomiti. sei tu. Sono io. Non sei tu. C'hai le guance rosse, chi è? Ma ce l'ho pure io adesso. Sono io. Non sei tu. Guarda, invece, questo sono io a scuola. Questo era io, è il primo giorno di terza elementare. Questo ci facevano mettere i grembiuli, andavo a No, scuola delle suore, vedi che c'avevamo i grembiuli da tutti non quanti. sei Perché tu, questo qua non è giusto, non non è sono io? corretto. Sono E io. questo è Carlo Calenda, da Ma piccolo, non è sì, Carlo nella Calenda, serie televisiva. L'ho visto cosa? su un Sono io. servizio Sono io in terza elementare. della televisione. Questa è in quinta elementare. Lo vedi che c'è scritto Carlo Questo Calenda? dopo l'esame, questo mi ricorda il giorno dopo l'esame di quinta, papà mi aveva portato a casa. Non, Questo c'avevamo no. il MIVAR. C'è anche Questo era un televisore scritto vecchio che avevamo a Enrico, casa. cioè non c'è, il tuo nome non c'è Era un qui, vecchio c'è televisore. nomi, altri nomi. Questo Questo sono io all'università. Ho sei tu. Questo sei tu. fatto giurisprudenza. La laurea. Forse mi dovevo ancora laureare qua. Ah. Era poco prima che mi laureassi. Vabbè, Questo no. invece è quando ho iniziato a fare stand-up. Sì, questa era dalla Da Guzzanti. Sabina. Sì, Da lo Sabina, sì. ricordo. Sì. C'ero pure io per il pubblico, mi Sì. ricordo. Chissà dove l'ho messa sta maglietta. Questa l'avevo presa. Carina. Carina. Vogliamo fare una sigaretta? Ah, dici ci facciamo una siga. Una ciospa. Ti Una ciumbia. va? Cioè, Dai, il materiale. va bene, ma tu sai rollare la Non mai fatto, sigaretta, mai mai? No, fatto. manco io, manco io. E Proviamo. allora vediamo un tutorial. Sì, Che su internet ci stanno queste cose, ormai uno mi trovi tutto. dice sì, Bing. Sì.
Omero Orlare, una sigaretta. Vediamo un po'. Ecco qua. Ciao a tutti, oggi vi mostrerò come fare una sigaretta in cartina. Se la metto così così lo vedi. Dovete prendere un filtro, io uso gli Iris l'altra. Questo. Questo ce l'abbiamo qui. Lo apriamo e sfiliamo. Corri, corri. Una cartina. La cartina, sto prendendo la cartina. Anche questa da parte. No, no. Prendiamo il tabacco e prendiamo una giusta quantità di tabacco. Prendila. A questo punto prendiamo la nostra cartina. Prendi la cartina. Da poco comunque. Sì, sì, così. Dopodiché, quando sentiamo che è uniforme su tutta la cartina, iniziamo a rollare, tenendo gli indici fermi e con i pollici facendo il movimento su e giù. Guardate. Vedi? Su, giù. Così, uno, due, tre. Quando sentiamo che va bene, mettiamo il filtrino all'interno e continuiamo a rollare. Vedi? Ma sai che tutto sommato rilassante. Io eh? Pensavo che fosse una cosa. Quando arriviamo a questo punto tiriamo la cartina in giù e con gli indici tiriamo la parte restante di cartina superiore in su. Fino a che non otteniamo appunto una sigaretta omogenea. Una sigaretta. Arrivati a con la colla è omogenea. Si vede però qui. Tu lecca la parte che. E una volta che si è leccato, continua a spingere fino a che la sigaretta non si chiuda. Ecco qua. Pure fatto? Sì. Ok. E vabbè. Dopodiché abbiamo ottenuto questo risultato, una sigaretta. La sbattiamo un po' sul tavolino per far scendere il tabacco in caso di parrucche, come questo. La mia c'ha la parrucca alla fine. Tu ti sei perso a metà, secondo me, quando dovevi stringere meglio. C'ho la parrucca pure la mia. Il tabacco, appunto, come potete vedere, sarà sceso. Non vi resta che accendere la vostra sigaretta. Vabbè, accendiamo. Ok. E godervela. Grazie per aver visto questo video. Al prossimo video. Grazie. Ragazzi, non si può fumare. Perché? Viene il cancro. Ma com'è il cancro? Sì, fa male. Ma che sta a dire? Come? Ma porco zio. Ma tu lo sapevi? Sì, ho visto una volta una cosa su Studio Aperto. Ma questi fanno queste cose. Sono pazzi, in televisione. Infatti, sono pazzi. Sono pazzi. Via, via, sei il demonio questo. Butta sta cosa. Parliamo un po' di sesso. Ti va di parlare un po' di sesso con me, Edoardo? Sì, sì, parliamone. Sesso. Parliamone. E sessualità. Tu che. Tu. Che sai di sesso? Visto da una rivista. Tu lo fai? No, tu? Se capita. Sì. Se c'è la possibilità di farlo. So che all'estero lo fanno. Sì, anche a Milano molto sì. Lo fanno. E c'hanno proprio. Hanno proprio un loro modo di farlo che praticamente include, diciamo, cioè, c'è molta apertura mentale lì, no? Nei il confronti fatto, del sesso. Sì, 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 nei confronti del sesso, nei confronti di ma con le donne? Sì, anche con le donne. Tu devi considerare che è una città estremamente moderna, cioè è una città
che proprio sta su dei suoi canoni incredibili, capito? Capito, vabbè. Madonna. Così proprio. Si può berrare che mi fa senso. Sì, questo. Grazie. È a posto. Lo togli? Ah. All'inizio si chiamava CECA, Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, per lo scambio delle... Poi dopo si è chiamata CE, Comunità Europea. Ah, quindi non c'entra niente con la CEI? No, sono due cose proprio diversissime. Cioè, perché quella no, che è? La CE è scambio di commerciale, la CEI invece è una cosa di preti. Ah, preti? Sì. Ma solo preti oppure c'è... Preti. Suore? No, suore no, suore assolutamente no. Non le fanno partecipare. Proprio una cosa soltanto loro. Soltanto loro possono ho capito. Vedersi, capito? E Chierichetti? Chierichetti credo che è tipo Gardaland, cioè sopra il metro. Scusate, aspetta un attimo. Ah, vai, tranquillo. Scusate ragazzi, Scusate, privato lo devo prendere. Pronto? Sì, parlo col signor Ferrario? Sì, sono io. Edoardo Ferrario. Sono io. Salve, senta, io la chiamavo per una interessantissima opportunità di investimento. Lei si intende di investimenti online? Non molto, le dico la verità. Guardi, la chiamavo perché questa mi dispiace. È un'interessantissima opportunità con un nuovo sistema di trading online molto molto sicuro, sì, che le permetterà di avere degli altissimi dividendi alla fine del mese ed è una piattaforma molto user friendly. Sì. Che possono usare anche i principianti, anche quelli non particolari. Ecco, perché io guardi proprio non ci capisco niente proprio. Questa è una buona notizia che mi dà. Guardi, nel caso in cui dovesse essere interessato, sì, solo per oggi, sì, lei ha l'opportunità di sottoscrivere immediatamente l'offerta direttamente con me, qui al telefono. Sì, buono. Guardi, volentieri, va bene, sì. Guardi, dovrà sì. Solo che le serve? Il suo numero di carta di credito. Va bene. Lasciate nello scuderone. Non lasciate nello scuderone. Ti do la mia. Lascerò nello scuderone. Mi dai la tua? Sei sicuro? Vai, tranquillo. Sei sicuro, vai. Ste? Vai. No, però mi dispiace. Dai. Mi offri un caffè un giorno, dai. Tranquillo. Vai. Sei sicuro, veramente? Sì. Grazie mille. Sì, la sento. Le do i numeri, immagino. Certo, mi dia pure il numero. Perfetto. 9728... Sì. 5963? Sì. 7421? 1884? Immagino chiedono sempre il CVV, esatto, ho visto. Sì, mi dà anche il codice qua. Di sicurezza sul retro. Perfetto, 922, come 922. La data di scadenza? 03/24. Benissimo, la carta è intestata al signor? Rapone Stefano. Perfetto, guardi, è stato gentilissimo. No, è stato gentile lei, io la ringrazio molto. Le nostre notizie. La ringrazio. Grazie. Tante cose. Arrivederci. Grazie, Ste. Ma figurati, se non ci vediamo tra noi, dai. No. Ridammela però, no. Che facciamo, Posto, sì. Ce l'hai tu adesso? Per un po'? No. Ok. Quindi la Chierichetti sì, alti sopra il metro. Okay. È come i tronchi a Gardaland, capito? Ok, ho capito. Ce l'abbiamo al telefono. Ce l'abbiamo. Sì, c'è lui proprio. Parlaci tu che io non... Abbiamo al telefono oggi Enzo Vipernati, che è il titolare della Roma Sud VPN. Enzo, buongiorno, ci senti? Buongiorno a voi ragazzi, buongiorno Stefano, buongiorno Edoardo. Ciao Enzo. Ciao Enzo. Ciao. Senti Enzo, allora parlaci di questa tua azienda.
Sì, Roma Sud VPN. Che cos'è Roma Sud VPN? Ecco. L'azienda che dal 1983 offre ai romani la possibilità di accedere ad una virtual private network, sì, che poi sarebbe una rete privata virtuale, che qua ormai ci tocca parlare inglese, ragazzi, ma... lo so bene, lo so bene, Enzo, lo sappiamo, lo sappiamo, lo sappiamo, lo sappiamo. Sì, si tocca parlare inglese qua. Senti Enzo, tu cosa offri a noi romani? Allora, vi faccio subito degli esempi. Sì. Allora, facciamo finta che tu sei in vacanza, non lo so, mettiamo caso, il primo posto che mi viene in mente, Adalandia, in Thailandia, no? Così. Sì. E voi che vedete l'ultima puntata di una serie HBO, ancora non uscita in Italia, metti caso, sì, no? Sì, sì. Oppure che ne so, sei a casa tua, chi piedi sul divano e ti serve, non lo so, da cocaina, ma lo spacciatore tu non risponde, quindi sì, ti tocca andare nel deep web. Ecco, grazie al nostro Roma Sud VPN, noi permettiamo a tutti di farlo nella più completa sicurezza, Edoardo, nella più completa sicurezza. E infatti... Questo fammelo dire perché è importante. No, questo, ma infatti Enzo hai proprio ragione, perché spesso quando magari stai sul web, stai surfando, ci possono essere dei problemi, no? Possono succedere dei guai quando... Certo, tu, quante ne sentiamo ogni giorno, quante ne sentite di gente che ha scaricato, che ne so, una serie pirata e si ritrova ai guardi a casa? Come no? Può succedere, oppure no, anni addietro persone che ricevevano il messaggio di Andy e John di MSN. Come no? Non stavano Andy il messaggio e la loro icona non diventava blu, cioè esempi qua, capito? Anzi, chiudevano proprio account a questi, capito? Come no? Ci so cascato pure io, pure te, Ste? No? Ti ricordi di John con l'omino che diventava blu? Leggi l'altra domanda. E lasciamo perdere, come li fate voi? Come li fate voi questi VPN? Allora, lo dico sempre. L'azienda l'ha fondata mio padre nell'83. Bello. Ma noi i VPN a casa li facciamo da sempre, cioè diciamo che facciamo i VPN come li faceva nonna, cioè una roba proprio storica, una roba antica che va delle generazioni, cioè senza cose strane dentro, usiamo solo tunnel crittografati di prima qualità, cioè pensa che la cifratura la facciamo io e mio padre tutte le mattine. Vedi, questo è il bello delle aziende di famiglia, questo è proprio il bello di quando si lavora tutti insieme, ed è che vi mettete là la mattina con la macchina cifratrice, fate le cifrature insieme. Una curiosità mia, posso, dove possono trovarvi i nostri ascoltatori? Allora, prendete carta e penna. Allora, noi siamo al 15° chilometro della Tiburtina, appena dopo il raccordo. Sì, lo ripeto, carta e penna, noi siamo al 15° chilometro della Tiburtina, appena dopo il raccordo. Sì. Per gli ascoltatori che ci vengono a trovare, offriamo uno sconto, questa offerta sensazionale, uno sconto del 10%. Ve lo ripeto, noi siamo al 15° chilometro della Tiburtina appena dopo il raccordo. Sì, 15° chilometro della Tiburtina dopo il raccordo. Enzo, va bene. Abbiamo per questa offerta basta dire uomo, che sempre carta e penna, uom, UOM alla cassa, e poi in omaggio un multiprotocol label switching per i bambini, che a loro gli piace sempre. E certo, vedi, questa è un'idea carina per i pupi, per quelli che portano i pupi. Esattamente. E va bene, Enzo, va bene, allora grazie. In ultimo, Roma Sud VPN, meglio un culo gallo un panza che una panza galla al culo. Grazie Enzo. Ciao. Ciao Enzo. Ciao. 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 Padre Pio finalmente moderno. Bello. Te? Grazie. Il più grande di tutti. Italiano. Che poi è come l'avremmo voluto.
Senti, vogliamo fare la... Ah, sì. Ti piacciono, sì. No, i ragazzi? Abbiamo piacciono... detto che abbiamo letto l'articolo. Ai giovani. Sì. Ho visto che molti ragazzi giovani si sono appassionati al cubo di Rubik, che è una... Tra l'altro anche delle cose matematiche interessanti, no? Sai che è bravo a fare i cubi di Rubik? Chi? I celiaci. Ah, perché... C'hanno un modo di... Vedono le cose in maniera diversa. Ma non posso... Vai. Metti, gira l'altra faccia. Esatto. Aspetta, ho capito qui. Aspetta. Cioè per dire, no? Se tu... Io per esempio ho visto... che c'è un ragazzo tedesco che te lo fa bendato con un'arancia in bocca. Se tu provi a girarlo così, vedi? Così. Scusa, già per esempio sta... Vai, prendi. Tu hai... No, perché stai sbagliando proprio il metodo. Ti dico, il campione mondiale è un ragazzo di Foggia. Ma forse lo so girare al contrario. No. Aspetta, no, stai incasinando. Perché avevo visto il tutorial... Che ho visto il tutorial. Perché c'è le mani troppo grandi tu. Lo so. Secondo me è quello. Ma deve essere però. C'era sto ragazzo. Di dov'era? De Taranto, de Foggia, del posto di questo. Forse è così. Vai, prendi. Praticamente, se vedi qua c'è il simbolo cinese. Esatto, sì. È quello che è il perno su cui ruota tutto. Tu devi pensare. È questo tipo una svastica al contrario. Capito? Lo sì. Devi montare come se. Secondo me devi un po' ingannare lui, che devi fare finta che. Ne fai tanti. Aspetta, ok, ho fatto. Se tu lo ragioni. Aspetta. No, ecco. Oh, vedi? E infatti, basta fare così. Punto. E... Questo ho visto che i Gen Z lo fanno tantissimo. Avevo un po' di allenamento. Una cosa loro, sì. Lo fai. Di Caserta era il ragazzo. Ecco, vi dovevo... Ah, sì. Caserta che sta... In Campania, come il nostro ospite tra l'altro. C'è l'ospite, no? Adesso. C'è l'ospite. L'abbiamo chiamato alla fine. Sì. Chi era? Francesco. Ah, Francesco. Abbiamo chiamato Francesco. 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 Francesco, vieni. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao, Edo. Come va? Bene. Ciao. Ecco. Sì, vai. Oh. Ci siamo. Questo me l'hanno dato l'addio. Sì, l'hai... Metti. Ok. Vai. Ok. Baba. Ok, prova. Sì, dovrebbe. Lo senti? Senti, sì. Che stai okay. Su un mio filo, aspetta. Aspetta. Ok, grazie dell'invito. Figurati. Ciao. Ciao. Mi piace. Senti, che avete scelto il divano stretto. Vabbè, però. No, era. No, non che è un problema di quei carina l'idea. Come stai? Stai bene? Bene. Sono contento sempre di vedervi. Sto bene. Tu hai iniziato su internet? Sì. Ho iniziato. Ho messo degli scherzi telefonici che poi man mano, diciamo, sono stati visti. E... Ma li fa ancora i peti? I scorreggi sulla gente? Mm-hmm. No, ho smesso perché. Prima avevo il vantaggio che magari non mi riconoscevano per strada e mo se vado a scorreggiare mi riconoscono prima che scorreggio. Vabbè, mi... però che c'entra? Cioè, non cioè è tu dici farebbe ridere lo stesso? Magari me lo sto se immaginando, prosegui... tipo, dice, sei Frank poi io scorreggio. Ma può essere un nuovo mocimo. Che ne pensi del tipo, cioè anche questo è per il politicamente corretto che non lo fai più? No, penso che magari nella vita uno si trova a fare tante cose, ho fatto abbastanza, secondo me scorregge, posso pure, non so, non c'è una metafora che mi viene a prendere le scarpe al chiodo con quello, cioè mi vengono solo volgarità. Quindi. Non ti senti limitato per questa cosa che non puoi più, farlo? No, non mi sento limitato, penso che sia una cosa universalmente divertente, cioè se le fai vedere in Australia dovrebbero, quello è secondo me il bello delle scorregge, che sono universali. Per chi le fa? Sì, perché no, vabbè, poi se qualcuno lo trova di cattivo... No, non per chi le subisce. Tu dici che è una violenza? Cioè dici che ho invaso... Io un po' te. Insomma, posso dire. Quindi la domanda che mi avete fatto tu prima sei americano? Era per arrivare... Tu sei americano? Sì, sono doppia cittadinanza, sì. Mia mamma è americana
Però e tuo papà è Alberto Matano il No, ogni tanto confondono. No. Non sono parente di Alberto. Alberto Matano una volta stavamo in radio. Neanche da parte di madre. No, non so, proprio perché mia madre è Marzano di cognome, fa che sembra. Marzano. Sì. No, una volta Alberto Matano stavamo in radio. Ma quel cappello l'hai preso in America? No, li vendono in tutto. Dove li vendono? Nei negozi, se tu. Ovunque, su internet. No, vedi. E comunque Alberto Matano una volta in tu radio. Tu sei bravo a fare cose, fai un sacco di cose su internet, hai sempre fatto. Iniziato. Sì, penso che sia un mezzo. La maglietta l'hai presa su internet pure. Me l'hanno regalata, si trovi McClure su internet. In tutte le sue. E comunque Alberto Matano una volta in radio mi ha. Se ti interrompo, una curiosità, ma tu sai suonare? Mi piace cantare, però se mi accompagno solo, volete. Ci fa una canzone delle tue. Ok, va bene. Alberto Matano comunque. Avevi scritto delle canzoni? Ho scritto delle canzoni anche. Cioè, però che sono canzoni che dovrebbero essere divertenti. Magari ve ne faccio sentire. Vabbè. Ce n'è una. Una serie, prendila, una serie. Prendila. Sì, la devo prendere. Prendo qua. Vai. Posso? Prendila. Ok. Allora vado? Vai. Si vede, sto fuori campo. Vai. Ok. Aspetta che mi voglio mettere. Vai. Chi sente e chi mo canta appresso a me, web tremenda, s'affaccia luna per vedere tutta sta marina da proci da resina, se dice guarda là. Na femmana che fa Maruzzella, Maruzze, te mi serin dall'occhio mare e mai mi sembietta meno dispiacere. E poi non so più, però secondo me. Ma che significano queste cose? Quindi mi serve, dicevamo l'America. Sì. Questo è un bel oggetto. Vabbè. Stanno registrando? Perché io vi volevo far vedere. Guardate. Questo è della gag di prima. Sì, però vi faccio vedere una cosa che. Aspetta, guarda. Pronti? Ah, come visto nella famosa. Ma non era diverso, scusa. Come fai a farlo? Come fai? Ma perché non c'era. Cioè, guarda qua. Come fai a farlo? Aspetta. Visto? Quindi provo una cosa tua. Posso provare a farlo io? Vai, prova, ma mi sa che. No. E perché fallo tu? Prova tu, Ed. Bravissimo, vedi? Oppure non doveva fare. Perché niente. Tu lo devi pensare mentre lo fai. Come no, non so, secondo me se lo mettono in tutti gli oggetti ci sta. E io ho la sensibilità di capire dove sta. No, Stefano glielo fa. Tipo, aspetta, è una cosa di. Prova a vedere. Questi ne ha fatti 4. Bravo, ma ci hai fatto caso. Perché con 4 zampe lo fa. Hai visto? E no, te non va. Stefano non lo fa. Non lo so. Ma tu sei circonciso? No. Vabbè, perché mi sa che influisce. No. Infatti io sono circonciso. Non lo so, mi ricordo quando ci siamo dati il 5 non con le mani. L'1. E quindi dicevi Alberto Matano. Allora, Alberto Matano stavamo una volta in radio perché ci hanno invitato, perché abbiamo lo stesso cognome. Quello della radio ha detto: allora Alberto, racconta Matano, siete parenti? Lui dice... Sì. Francesco, una domanda. Ma è vero che tu hai la scorta? No. Come no? No, vabbè, sembra che in maniera tipo subliminale stai dicendo che tutti i campani hanno la scorta, no? E non è così. No. Io ho capito, tipo, no? Però era una cosa proprio dell'ASL, che appena nascevi ti dormivano una scorta. Ragazzi, attenzione però, eh. Sei il secondo. Secondo me hanno fatto il nido.
Stiamoci attenti, eh. Stiamo attenti. Dobbiamo chiamare il guardiano? Ma questo perché è circonciso? No, no perché no, è quello che lo fa che deve essere circonciso. Non so dove lo metto. Anche così va. Un po' di... fa un altro suono. Più metallico questo. Sì. Ma senti, invece, sì. Dicevi prima di Alberto Matano. Allora, stavamo in radio e praticamente chiedono Alberto Matano, ma ti dicono, ma... E lui dice, sì, tutti, capita molto spesso che mi dicono, ma tu sei parente a Frank Matano? E io gli ho risposto, veramente a me nessuno mi dice tu sei parente a Alberto Matano. Ed è, secondo me mi sono giocato il rapporto con lui, che è un giornalista della Rai, di, capito? Perché gli ho voluto far capire, guarda, magari tra i Matano, capito? Ci sta uno, capito? Va bene, sì. E grazie. Prego, prego, grazie a voi. Sì, sì, sì. Cioè, va bene. Ciao Francesco, ciao, grazie a voi. Ciao. È stato super divertente e grazie mille. E ci vediamo presto. Ci vediamo presto. Ok. Ciao, ciao, grazie mille. Ciao. Chiamate un taxi a Francesco. Sì, sì, se no, ma non ti preoccupare, sto con la macchina. Ok. Grazie mille, buon proseguimento. Ciao Francesco. Questa è quando succede una cosa... Una cosa drammatica, ma non eccessivamente. Sì, che non va bene. Una piccola delusione. Il miglior amico dell'uomo. Questo è il Covid. Il Covid, sì, sì. Nel 2020 è stato il primo starnuto. Questo non lo so. Questa mi dispiace far sentire cose volgari in un contesto molto volgari, cui, tra l'altro, volgare. Siamo anche guardano anche i bambini questa cosa. Dai bambini. Bambini che tra l'altro, se mi permetti... Come facevi a sapere che stavano lì? Aspetta, questo? Questa è una persona che non sta bene. No. Senti questo invece? Chi non l'ha mai fatto? Aspetta, facciamolo finire. Questo è Montanini. Zitti, Cristo di Dio! Questo è Cabaret. Mm-mm. Questo invece... Stand-up comedy. Stand-up comedy, certo. Forse questo. Era lui. Era lui. Non ho capito questo. Sbaglio. Aspetta, perché lo faccio bemolle, com'è? Invece tu fai...
ti ricordi? Questa è l'elementare, no? Noi facevamo, ce ne insegnavano alle elementari. Sempre sto bemolle che mi frega. Sì. Però questa è la prima proprio che avevo imparato. E che altro sai fare poi? Un'altra e basta. Supereroi di Mr. Rain. Ah. Me la fai sentire? Sì. Maestro. Prossima settimana per la nuova puntata di WOM. Ci vediamo alla prossima. Mi hanno preso 6.000 euro. Cioè? E mi hanno rubato i soldi. Ma non ci posso credere. Ti hanno clonato la carta? Mi hanno clonato la carta. Ormai fanno delle cose incredibili, però ci sto attento. Impressionante. E questo è il Superman discount qua, questo qui. Saranno stati questi, come al solito. Mo la blocco. Mi ridanno. Tanto. Sicuramente. Sì, sì. Non si blocca. Hai lasciato la nebbiolina. Scusa. Ok.
molto bello. Però, ma che significano queste cose? Bello. Molto bello. Dopo tre ore di canzone ti vedevo interrogato, pensavo fossero emozioni. Molto bello, bellissimo. Via, via, via. Sei il demonio questo. Butta sta cosa. Questa ti ricordi le elementari? Sì, la facevamo. Questa è la prima che ho imparato abituato, a infatti. Suonare. Ma ne sapeva anche altre? Una sola. E che altro sai fare poi? Un'altra e basta. Supereroi di Mr. Rain. Scusa, ce l'ho fatta. Dai, ora viene, ora viene, ora viene, ora viene. No, perché ne sai fare anche altre? No. Giuro che adesso viene, giuro che adesso viene. Dai. Ne sai fare anche altre? Sì, ne so fa una. Quale sai fare? Ma ne sai fare anche altre? Sì, sì, ne so fa un'altra. Quale? Supereroi di Mr. Rain. Ma ne sai fare anche altre? Ne so fare un'altra. Quale? Supereroi di Mr. Rain. Io non ce la posso fare. Sì, sì, sì. Fare supereroi di Mr. Rain.